Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Sabrina Tursi di STL, benvenuti a questo incontro con Fabio Castanelli che è qui collegato e che dovreste vedere attraverso la webcam. Ciao Fabio, tutto bene? Ci senti? Ciao Sabrina, tutto bene? Grazie, tu? Sì, io ti sento benissimo, perfetto. Allora, ciao anche a te. Prima io di passarti la parola e sentire questi meravigliosi 10 consigli per rendere il nostro sito web più sicuro, spiego un attimo come funziona la piattaforma. In realtà è semplicissimo, se volete fare delle domande potete usare la chat in basso a destra, scrivete pure lì, io vi farò da moderatore e girerò a Fabio le domande. Se volete farle a voce, scrivetecelo in chat che vi apriamo il microfono. Allora, io direi di cominciare subito. Fabio, ti passo la parola. Era da qualche mese che non stavi un po' con noi, quindi sentiamo su cosa ci aggiorni e soprattutto come hai potuto abbandonarci così da Va settembre. benissimo. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar 10 consigli per un sito web più sicuro. L'obiettivo appunto di questo webinar è di riprendere non solo alcuni argomenti che erano già stati affrontati nel corso GDPR per traduttori freelance, ma anche per rivolgerci, diciamo, a chiunque di voi abbia un sito web, magari lo ha realizzato 5-6 anni fa. Con tecnologie di allora, poi magari l'ha lasciato un pochino perdere, ha perso un po' i contatti col webmaster, non ha più aggiornato i plugin, non ha più affrontato il discorso delle misure di sicurezza e adesso appunto magari vuole approfondire questo discorso. Oggi è una giornata importante perché nel 2004 l'Unione Europea appunto istituiva la giornata per rendere la rete più sicura e quindi in occasione di questa ricorrenza vogliamo appunto spiegarvi 10 consigli per rendere il sito web più sicuro. Innanzitutto questo è un disclaimer, appunto per dirvi di non prendere questo webinar come una consulenza personalizzata per ognuno di voi, perché ognuno di voi appunto avrà un sito web realizzato con una tecnologia diversa, magari ospitato da un CMS diverso, chi avrà WordPress, chi Joomla, chi altri CMS più o meno famosi. Quindi appunto questi 10 consigli hanno innanzitutto l'obiettivo, come vedremo, di suggerire 10 buone pratiche che possono notevolmente ridurre la probabilità di violazione da parte di soggetti malevoli nei confronti dello sito web. Partiamo con il GDPR, sempre lui, quello che ha terrorizzato magari le vostre vite a maggio o nei mesi successivi. Il GDPR, a differenza della legge sulla privacy precedente in Italia, non ha delle misure di sicurezza obbligatorie da adottare, ma introduce l'adozione di misure di sicurezza sulla base dei rischi. Quindi, visto che sul sito web vostro, nella sezione Privacy Policy, c'è il vostro nome e cognome, oppure il nome della vostra azienda, dipende, sotto titolare del trattamento, voi siete titolari di tutti i trattamenti che avvengono sul sito web, trattamenti di dati di persone fisiche. Quindi, visto che trattate dati delle persone fisiche, magari attraverso cookie, magari attraverso un form dei contatti, un form di iscrizione alla newsletter, magari altri servizi che utilizzate, magari per ricevere dei file dai vostri clienti, poi siete i titolari di quei trattamenti e quindi dovete garantire che questi trattamenti avvengano nella massima sicurezza possibile. Quindi il GDPR impone di adottare delle misure di sicurezza adeguate al rischio e elenca alcune delle misure che possono essere intraprese, per esempio la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali. Vedremo a breve quanto sia importante la cifratura per rendere sicuro il trattamento di dati personali su un sito web. E oltre a questo dovete garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento, perché col passare degli anni verranno introdotte sul mercato delle nuove tecnologie che renderanno appunto i siti web più sicuri e quindi le tecnologie e le misure di sicurezza che adottate oggi magari non saranno adeguate per difendervi dai rischi di domani. Iniziamo subito quindi.
Fabio, senti, ti Sì. volevo dare un consiglio. Siccome la piattaforma comunque si appesantisce con la ripresa video, secondo me se togliamo la webcam va bene, Va tanto ormai benissimo. ti hanno visto, quindi hanno Perfetto. presente chi hanno davanti. Intanto Ok. comunque ti volevo girare i saluti di tutti i tuoi ex allievi dei corsi precedenti che mentre parlavi ci stavano scrivendo e ti stavano salutando. Oh, Quindi Cinzia, grazie. Rosaria, Saluto tutti. Silvia, eccetera, eccetera, ti salutavano Grazie, direttamente. Ok. grazie. Ok. Appunto, iniziamo dicendovi che questi 10 consigli non garantiranno una sicurezza del 100% perché, appunto, non esiste rischio zero. Nel vostro appartamento potete installare un allarme, una porta blindata, varie misure di sicurezza per difenderlo da eventuali accessi indesiderati. Tuttavia, se siete presi di mira, diciamo, da forze molto organizzate che appunto prendessero di mira la vostra casa, la vostra azienda, riuscirebbero comunque ad entrare. Tuttavia, adottare delle misure di sicurezza vuol dire ridurre al minimo il rischio, minimizzare il rischio. La prima misura, appunto, il primo consiglio che vi do in questo webinar è l'installazione del certificato SSL. Il certificato SSL, per chi non lo sapesse, chi non ha seguito il corso precedente, è un certificato che, appunto, a livello visivo, lo notate subito perché il sito è in HTTPS e non in HTTP, garantisce che tutti i dati trasmessi all'interno del sito, per esempio attraverso un form di contatti, o un form di iscrizione a una newsletter, o qualsiasi altro trasferimento di dati tra l'utente e il sito web avvenga in modo sicuro, la connessione viene cifrata. Qual è il vantaggio di avere un certificato SSL? Innanzitutto, appunto, garantire la riservatezza del trattamento dei dati, ma anche venire etichettati come sicuri dai principali browser, Google, Firefox. In alto a sinistra, come vedete, se avete installato un certificato SSL, la connessione risulta sicura. In più, avere il certificato SSL aiuta molto nel garantire un'ottima indicizzazione a un sito web, perché da luglio del 2018 Google ha iniziato a penalizzare tutti i siti in HTTP. Quindi, se volete, diciamo, intraprendere una prima misura di sicurezza, parlate al vostro webmaster e chiedetegli di installarvi il certificato SSL e passare il vostro sito in HTTPS. Ne esistono anche di gratuiti, quindi non vi spaventate, non è una misura di sicurezza molto costosa, ce ne sono a pagamento. Ovviamente le banche useranno un certificato SSL rielaborato con una chiave di cifratura più complessa e quindi lo andranno a pagare molto di più. Consiglio 2, le password sicure per il pannello di admin. Come vedete, questo è il pannello dell'amministratore di un sito in WordPress. Ovviamente, se voi utilizzate un nome utente, per esempio la vostra mail, che qualcuno, qualche malintenzionato può conoscere, e una password molto semplice, ad esempio dei caratteri minuscoli o solo dei numeri, è molto semplice violare, diciamo, il pannello di amministratore, magari anche con degli attacchi vocabolario, quindi con dei software che testano le password, le varie combinazioni. Proteggere il pannello di admin è importantissimo perché, appunto, se il vostro sito viene violato attraverso il pannello di amministratore, un eventuale soggetto malintenzionato potrebbe, pubblicare qualsiasi cosa sul sito web. È capitato che con clienti, appunto, di dover intervenire su situazioni del genere e andare a proteggere con password più sicure il pannello di amministratore. Andando avanti, appunto, vedete quanto sia facile craccare una password composta da, in questo caso, 8 caratteri tutti minuscoli, 1 minuto e 13 secondi. Mettendo una lettera maiuscola si passa 5 ore e 13 minuti, mettendo un numero si passa 1 mese e 25 giorni, mettendo anche un punto esclamativo si passa a 609 anni. Quindi è un po' noioso quando i provider dei servizi di posta elettronica o altri servizi chiedono di postare una password complessa, però è veramente, veramente fondamentale. Al terzo consiglio, il suggerimento è quello di mascherare il pannello di amministratore, perché da una parte dobbiamo adottare una password sicura, dall'altra è ancora più semplice se oltre a inserire
metaforicamente una serratura che è difficile di aprire, se proprio questa serratura la nascondiamo. La maggior parte, per esempio, dei siti in WordPress, quindi parliamo sempre di CMS, ha il pannello di amministratore con il sito web slash wp-login, oppure admin, oppure login. Se chiediamo al nostro webmaster, se siamo in grado di farlo, diciamo, di farlo attraverso dei tool, e andiamo a mettere al posto di WordPress-login una parola a caso, oppure una serie alfanumerica più complessa, un eventuale soggetto malintenzionato farebbe molta più fatica a trovare la URL del pannello di accesso, rendendo ancora più sicuro il nostro pannello di amministrazione. Andiamo avanti. Al consiglio 4 troviamo proteggere la mail. Perché è molto importante proteggere la mail? Nel mese di gennaio quest'anno del 2019, due grossi data breach hanno portato alla pubblicazione online di elenchi di password e di mail, magari per database successi anni fa, insomma, sono state pubblicate online. Alla fine di questo webinar provate questo servizio, appunto questo sito di cui vi ho messo il link, per testare se la vostra mail è rimasta vittima di un data breach. Appunto, abbiamo nascosto il pannello di amministratore. Però riescono a trovarlo. Abbiamo usato una password difficile, però se appunto l'eventuale hacker riuscisse a entrare nella nostra mail, potrebbe sempre impostare, cliccare su Ho dimenticato la password, entrare nella nostra mail e cambiare la password del nostro pannello di admin. Quindi mantenere al sicuro appunto la propria mail è fondamentale per garantire la sicurezza del proprio sito web. Come si può fare questo? In molti modi, anche impostando una mail, una password complessa per la mail, utilizzare gli strumenti di double authentication, ad esempio di Google. Quindi inserire un numero di cellulare e ogni volta che mi connetto alla mail da un computer nuovo da browser mi arriva un SMS per confermare, diciamo, la mia identità. Google Authenticator ha anche un'app per il cellulare, quindi potete scaricarla. Quest'app vi genera dei codici, unirla a dei servizi e appunto garantire l'accesso sicuro alla vostra mail. Questo è molto importante. Al quinto posto troviamo utilizzare un uploader di file cifrato. Molti di voi magari non hanno un sito in WordPress o in Joomla, non hanno un CMS classico, quelli di più famosi che si utilizzano su internet, magari hanno un sito web creato da un webmaster un po' più di anni fa o magari recentemente, che prevede l'aggiornamento dei contenuti del sito attraverso l'upload tramite un FTP. FileZilla è uno dei più famosi FTP che sono utilizzati. Per proteggere appunto la trasmissione di questi tipi di dati, suggerisco di appunto sentire il proprio webmaster e domandargli se il sistema di trasmissione dati è stato cifrato. Quindi come l'SSL protegge la trasmissione di dati tra appunto l'utente o voi che vi connettete dal pannello di admin a sito web, l'FTPS o l'SFTP, due tecnologie diverse però che garantiscono lo stesso risultato, permettono appunto di cifrare tutte le informazioni che vengono trasmesse attraverso un file uploader. Al punto 6 troviamo qualcosa che è sempre sottovalutato, ma è veramente fondamentale, come è sottovalutato aggiornare i sistemi operativi dei PC o degli smartphone, perché magari abbiamo letto da qualche parte che a volte è anche successo, aggiornando il sistema operativo viene rallentato il sistema, allora abbiamo paura di aggiornarlo, però per garantirci la massima sicurezza possibile è fondamentale. Ad esempio, qua trovate a sinistra tutti gli ultimi aggiornamenti del CMS Joomla, a destra invece quelli di WordPress. Aggiornare appunto il proprio CMS con l'aiuto del proprio webmaster è fondamentale, dal momento che, come vedremo nella slide successiva, solamente a dicembre sono stati violati 20.000 siti web WordPress che erano rimasti alla versione 4.4. Adesso WordPress è arrivata alla versione 5.0, Gutenberg, che permette anche di realizzare più facilmente delle pagine web, magari con un'interfaccia grafica più intuitiva. Però, oltre a questo, la cosa veramente fondamentale è aggiornare appunto i
le versioni del proprio CMS per garantire le patch, l'installazione delle patch di sicurezza. Quindi un'altra cosa da tenere in profonda considerazione. Al consiglio 7 troviamo la verifica dei plugin. Magari utilizzate dei plugin per il form dei contatti o per altri servizi del sito, il plugin di iscrizione alla newsletter, il plugin con lo script per l'accettazione dei cookie. I plugin, appunto, sono un'altra fonte di estremo pericolo se non sono controllati, se non sono verificati. Anche i plugin, oltre a essere controllati, devono essere costantemente aggiornati. Quindi, nel vostro pannello di controllo del vostro sito web, o di nuovo con l'aiuto del vostro webmaster, verificate che tutti i plugin siano conformi alle ultime, diciamo, misure di sicurezza più aggiornate, alle migliori pratiche in materia di sicurezza informatica, e che siano soprattutto conformi al GDPR, perché appunto alcuni plugin, per uscire un attimo dal tema di sicurezza informatica, ma entrare nella parte più giuridica, magari trasferiscono i dati personali dei soggetti interessati che vogliono magari venire in contatto con noi, per esempio il form dei contatti, in paesi esterni allo spazio economico europeo. E questo solleva dei temi abbastanza rilevanti di trasferimento dati all'estero, quindi bisogna stare molto attenti. E poi a volte ci sono dei plugin, appunto come questo per il GDPR compliance, che dovevano aiutare i siti web a essere conformi al GDPR, ma sono stati hackerati. Quindi uno pensa di fare a volte una cosa giusta, però poi alla fine installa dei plugin che magari hanno recensioni basse o sono stati aggiornati tanti mesi prima, e quindi bisogna stare attenti. Al punto 8 troviamo appoggiarsi a servizi di hosting affidabili. Molti di voi magari avranno Aruba, altri avranno SiteGround, insomma, affidarsi a servizi di hosting che abbiano dei sistemi di sicurezza avanzati. Ad esempio, molti hosting provider, per esempio SiteGround, hanno incorporato alcune funzioni del firewall per il sito web e prevedono di evitare delle iniezioni di codice che andrebbero ad alterare alcune parti del sito. Altri hosting invece hanno implementato la doppia autenticazione per il pannello di admin, quindi non per andare a modificare i contenuti, ma per andare a gestire tutte le informazioni legate all'hosting. E soprattutto affidatevi a hosting provider conformi al GDPR, perché anche in questo caso vi trovereste, se no, magari affidandovi a un hosting molto economico indiano, a trasferire tutti i vostri dati in paesi appunto non ritenuti non conformi dalla Commissione europea, e magari ad aziende che non hanno adottato ad esempio le clausole contrattuali tipo delle garanzie ulteriori per rendere conforme il trasferimento dei dati. Quindi il tema dell'hosting provider è molto importante. Se appunto il vostro sito è già stato sotto attacco in passato, magari ha subito dei periodi di servizio, il consiglio numero 9 è quello di installare un web application firewall. Ce ne sono di diversi tipi, alcuni gratuiti se utilizzate un blog, diciamo, privato e non business, insomma, altri un pochino più costosi, ma questi web application firewall, come i firewall che utilizzate nel vostro ufficio, a casa, per proteggere la rete, permettono di negare l'accesso ad alcune porte, appunto, che comunicano con il server su cui è ospitato il sito, e permettono di prevenire gli attacchi XSS o SQL, ad esempio delle iniezioni di codice con degli script che andrebbero ad alterare la natura del vostro sito web. È successo in passato, neanche troppo tempo fa, che degli attacchi SQL, appunto, massivi su vari siti di comuni italiani o di aziende che non aggiornavano il sito più da qualche tempo, avessero pubblicato dei contenuti illeciti. Potrebbero comparire dei siti porno oppure dei siti che offrono in vendita materiali contraffatti. Quindi sul vostro sito andrebbero aspettati dei contenuti illeciti e illegali. E quindi per voi è molto importante andare a proteggere il vostro sito anche da questo tipo di attacchi. Al punto 10, infine, troviamo il backup dei dati. Come abbiamo detto, garantire un rischio zero è praticamente impossibile. Il rischio si può solo minimizzare.
possibile appunto che il vostro sito subisca un attacco e vada a buon fine. In quel caso avvertite immediatamente non solo il webmaster, ma aprite anche un ticket con il vostro hosting. Tirate giù il sito e iniziate a prendere, diciamo, le prime contromisure di emergenza. Tuttavia, avere un backup dei dati sul sito in una cartella sicura, magari in locale o magari in un servizio di cloud, vi permetterà, dopo aver risolto, diciamo, il problema, l'attacco, di ripristinare tutti i contenuti del vostro sito. Verificate già nei prossimi giorni, appunto, se il vostro backup dei dati è completo, altrimenti se avete investito dei giorni, delle settimane a trovare le immagini, a scrivere i testi del vostro sito, ritrovarsi senza sito web o una versione di 2 anni fa è molto molto spiacevole. Questi appunto erano solo 10 consigli, poi il tempo era scarso per entrare troppo nel dettaglio e non volevo adottare neanche un linguaggio troppo tecnico. Però adottando appunto queste 10 contromisure, se non le avete, oppure tenendole in considerazione per la costruzione del vostro futuro sito web, la probabilità appunto che il vostro sito venga violato calerà significativamente. Grazie a tutti per l'attenzione, se avete delle domande sono qui per rispondere. Allora, intanto grazie a te Fabio per questo excursus che insomma io ho già trovato 3-4 punti critici e penso che sarai tu la mia vittima predestinata per occuparti del ripristino e della sistemazione del mio sito. Dunque, allora, ho alcune domande, se hai 5 minuti per sì. Noi te le giro. Sì. Ok, allora intanto Sara chiede, ha una prima domanda sui certificati SSL, chiede se anche i certificati SSL condivisi vanno bene. Allora, il certificato SSL condiviso va bene se appunto ci garantisce comunque l'effettiva cifratura dei dati e se abbiamo appunto un sito web veterina e non facciamo dei trattamenti molto complessi, magari non abbiamo un uploader di dati in cui i clienti ci mandano appunto i documenti da tradurre, può andare bene. Qualora appunto sul nostro sito si verificassero dei trattamenti un pochino più complessi, mi affiderei, diciamo, a un certificato SSL anche a pagamento un pochino più sicuro. Ok, poi una domanda di Chiara che chiede, allora puoi chiedere a Fabio cosa significa la I sulla barra della URL al posto del lucchetto? Vedo che sì. Si tratta di siti con certificato SSL valido e non capisco perché non c'è un lucchetto. Allora, quando c'è la I al posto del lucchetto vuol dire che solo alcune parti del sito sono protette da certificato SSL, mentre altre sezioni no. Ad esempio, alcune pagine potrebbero avere il redirect non funzionante, perché magari il webmaster o chi si occupa del nostro sito ha installato il certificato HTTPS, cioè il certificato SSL, e portato il sito in HTTPS molto diligentemente, però potrebbe esserci magari una foto caricata sopra, un video, una pagina rimasta in HTTP. O a volte può succedere che contemporaneamente siano online una versione HTTP e HTTPS del sito. In quel caso bisogna andare nel pannello dell'hosting a impostare il redirect sull'HTTPS ed andare a mettere online, diciamo, sterilizzare gli eventuali rischi derivanti dalle pagine ancora in HTTP. Passo alla domanda di Cinzia. Se le persone a cui Fabio ha risposto hanno tutto chiaro, vado avanti, altrimenti se volete comunque agganciarvi alla risposta, ditemelo, che se c'è qualche punto non chiaro della risposta, glielo facciamo sempre in tempo a dire ora. E nel frattempo Chiara ti ringrazia e Cinzia mi chiede, ma se l'account utilizzato, non Gmail però, non offre la doppia autenticazione? Se l'account non offre la doppia autenticazione, utilizzare una password sicura, appunto, come abbiamo visto, molto lunga, non utilizzare parole relative appunto al nostro nome, al nostro cognome, la nostra data di nascita, utilizzare una password complessa può ridurre il rischio di violazione. Ovviamente il pannello di doppia autenticazione in più con l'SMS o un codice riduce il rischio significativamente.
È come vedere, diciamo, il rischio su una scala, da rischio massimo a rischio minimo. Ci sono varie sfumature tra il massimo e il minimo. Ok, poi Silvia vorrebbe sapere se hai un servizio hosting da consigliare. Allora, noi ci affidiamo a SiteGround e ci troviamo molto bene, i dati sono conservati all'interno dell'Unione Europea, in Spagna, il loro servizio clienti è molto rapido, il costo è abbastanza limitato e ci siamo trovati sempre bene, c'è anche un web application firewall incluso e ci sono dei pacchetti che prevedono appunto l'acquisto dello spazio hosting con il certificato SSL gratuito incluso. Ok, grazie per la dritta. Poi Silvia, eventualmente, insomma, vi potete anche sentire privatamente, ecco, per avere qualche consiglio su questo. Dopo ve lo dico come fare. Allora, poi Fosca voleva sapere se puoi fare un esempio di web application firewall per WordPress. Sì. Un web application firewall per WordPress, consigliato, diciamo, può esserci Cloudflare, è quello che è anche il pacchetto che vi dicevo, gratuito nel caso di sito personale. Quindi possiamo, magari Sabrina, se sei d'accordo, oltre a SiteGround con la relativa URL, inserire anche Cloudflare con la relativa URL, magari una mail per tutti i partecipanti. Ok, si può fare. Allora, nel frattempo ti ringrazio Cinzia. Marco ci chiede se sai più o meno quali costi potrebbe avere un buon servizio di hosting tipo Aruba. Comunque penso. Dipende quanti gigabyte appunto necessitate, se caricate molti video, molte foto sul vostro sito, i costi aumentano, oppure quante caselle email volete collegare al vostro sito web, magari la vostra personale, info, comunque i costi non dovrebbero superare centinaio di euro all'anno per diciamo, le funzioni più semplici e 50 giga di hosting. Ok, allora non vedo altre domande scorrere, quindi se... Ah no, invece sì, invece c'è una domanda di Tiziana che vorrebbe sapere se ti posso chiedere qual è la differenza tra web hosting e WordPress hosting. Allora, web Il sito hosting. di SiteGround mi sta dicendo. Sì, col web hosting tu appoggi il tuo sito, il tuo CMS all'hosting di SiteGround. Invece con il WordPress hosting c'è proprio lo spazio di hosting di WordPress su cui si appoggia appunto il CMS. L'esempio più classico di WordPress hosting è quando uno apre un blog gratuito su WordPress, tutti i dati vengono appunto salvati sull'hosting di WordPress. Se invece noi vogliamo usare un qualsiasi altro hosting provider e comunque avere un CMS in WordPress per aggiornare tutti i contenuti, è il primo caso che hai detto. Ok, allora attaccandosi a questo, Silvia dice che lei sta valutando anche lei hosting Aruba e ha messo il link, quindi se volete ve lo mando a tutti qui in chat così lo potete visualizzare tutti. Vediamo se ci riesco. Ok. Ecco, dovreste visualizzare quello che ha mandato Silvia e poi Martin voleva chiedere, intanto ciao Martin dalla Francia, ci saluta e voleva chiederti un consiglio su un plugin per backup sicuro per WordPress. Dice che ce ne sono tanti e lei si perde. Ok, magari questo lo mando due o tre scelte all'interno della mail perché ci sono pro e contro di vari plugin. Ok, va bene. Allora io cercherò di salvarmi se riesco i nominativi perché non so se riesco adesso a farlo. Proviamo, altrimenti mi scrivete e se non vedete appunto che ve li mandiamo noi, mi scrivete e ve li mando io perché non so se riesco a scaricare i nominativi di tutti gli iscritti che sono tantissimi dalla piattaforma. Proviamo.
Ok, adesso stanno arrivando solo dei ringraziamenti, tantissimi ringraziamenti per te. Rosaria dice che sei come una dose di Lexotan, però senza effetti collaterali. Ciao Rosaria. E quindi direi, se non c'è veramente niente, io chiuderei. Vi volevo ricordare che comunque Fabio fa parte del nostro gruppo di consulenti convenzionati che potete trovare sul sito di STL nella sezione Altri Servizi e che praticano sempre sconti sulle loro tariffe ai nostri allievi. Voi lo sapete, STL non fa mediazione, non prendiamo assolutamente commissioni per il contatto, questo ci tengo a dirlo, semplicemente abbiamo individuato alcuni specialisti con cui abbiamo lavorato bene personalmente, ci siamo trovate bene noi per prime e secondo noi le loro competenze potrebbero servire ai traduttori così come sono servite a noi e gli abbiamo chiesto appunto di applicare prezzi convenzionati ai nostri allievi che quindi avranno un trattamento preferenziale a livello di prezzi, ecco tutto qua. Quindi se avete bisogno di qualche consulente già attestato, lì lo potete trovare. Poi questa lezione appunto la stiamo registrando, quindi se non ci sono problemi tecnici particolari la scarichiamo e la mettiamo comunque a disposizione a tutti. La troverete a breve sul sito di STL oppure sulla nostra pagina Facebook nella sezione video. Se volete restare aggiornati sulle nostre cose, incluse quelle nuove che stiamo pensando con Fabio, di cui insomma vi informeremo a breve, o vi iscrivete alla newsletter che trovate sul sito in home page, oppure anche al gruppo Facebook dei nostri allievi, che appunto si chiama Gruppo Allievi STL Formazione, dove siamo già più di 1.000 traduttori e si sono formati diversi gruppi di lavoro anche tra colleghi che appunto si aiutano, collaborano e parlano della nostra formazione. Quindi se vi volete aggiungere siete benvenuti, lo trovate con una semplice ricerca su Facebook, ma se non riuscite insomma scriveteci che poi vi diamo noi il link. E quindi a questo punto, mentre vedo ancora scorrere tantissimi ringraziamenti per te, Fabio, ti ringrazio anch'io. Aspetta, scusa, se hai un secondo, c'è una domanda di Daniela che voleva, sapere se ci puoi inviare l'indirizzo per verificare l'hackeraggio della mail che avevi visualizzato. Sì, volentieri. Ok. Lo rimetto così per chi appunto non dovesse ricevere poi il file, lo può copiare in basso a destra il link. Ok, Chiara dice che nel frattempo ha aggiornato il plugin di WordPress, quindi Ottimo, mi fa ma Chiara piacere. è un missile super efficiente, quindi ok, Rita stava chiedendo della registrazione e ok, nessun'altra domanda. E quindi io vi saluto, approfitto di nuovo per salutare e ringraziare tantissimo Fabio e ovviamente Grazie a tutti voi. voi che ci avete Grazie. seguito. E Fabio, alla prossima, speriamo presto. Alla prossima. Buon E buona pomeriggio a tutti, giornata. buona serata. Ciao anche a te Fabio, grazie a tutti.